Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo piccolo canale. Avevo promesso di non comprarlo e invece ci sono cascata. Perché? Perché quest'anno ho deciso di fare da sola il calendario dell'avvento per mia nipote. È in un'età in cui non è né piccina né grande, quindi i calendari per dell'avvento, soprattutto di make-up o comunque di bellezza, sono troppo per bimba per lei o troppo per adulti? Parlando con lei per tastare un po' il terreno, per sapere cosa le piace, cosa utilizza, mi ha detto: sai, mi sto trovando bene con i trucchi della Essence, ci sta, hanno un prezzo basso, anche io mi trovo benissimo con i trucchi della Essence, quindi ci sta che anche lei stia iniziando così. Ma siccome non avevo assolutamente idea, perché ho preso già delle cosine che trovo veramente interessanti. Anzi, se volete vedere il video del calendario dell'avvento fatto da me per mia nipote, scrivetemelo sotto nei commenti, così vi faccio vedere quello che le sto regalando. Magari è un'idea per fare un calendario dell'avvento ad un'amica o qualcosa. Ma sono arrivata ad un punto fermo. Non trovo più niente, cioè non ho più idee, devo essere sincera. Le metterò pure qualcosina di cancelleria, perché come me lei ama le agende, le penne, poi comunque studia, quindi ci sta, queste cose si utilizzano. Ma visto che non sapevo più, si vede un attimo qui, c'è un piccolo spoiler, visto che appunto mi ero bloccata con le idee, e allora ho deciso di prenderlo, vedere quello che c'è dentro, lo spacchettiamo insieme, quello che mi sembra adatto a lei o che io per esempio non uso. Se ci sono per esempio dei prodotti per le unghie, io faccio il semipermanente, lei ogni tanto mette un po' di smalto, quindi questi li posso indirizzare a lei. Lo apriamo insieme, io ho il mio fedelissimo coltellino da parmigiano professionale. Lo andiamo a spacchettare insieme. Ero andata in un negozio che c'è qui nella mia città, tipo Tigotà, per farvi capire, tipo Acquasapone, questi negozi così. Cercavo, cercavo, non ho trovato granché, ho trovato più cose per me che mi servivano, tipo io ho preso questo per pulire pennelli, queste cose così, un pacco di tovaglioli che li avevo finiti. Ma per lei ho trovato veramente poco, perché appunto è in quell'età, tra poco fa 13 anni, quindi è in quell'età e mia nipote è una vera 13enne, non come quella di oggi, che sembrano ventenni. Quindi ho trovato questo e ho detto: sai che c'è? Non lo volevo prendere, non lo volevo prendere non perché non sia valido, ma perché lo prendo ogni anno già da un po'. In realtà prendo quello il DIY, quello che si fa con le bustine, che lo fai tu. Questo così l'ho preso forse 2 anni fa o l'anno scorso, non mi ricordo. Comunque più o meno ci sono sempre le stesse cose, però visto che devo regalarlo a lei, ho detto a lei piaceranno sicuramente. Allora, è fatto così, ci sono tre scompartimenti con le caselline, la modalità è sempre la stessa. Andiamo subito all'uno, perché visto che lo apriamo tutto adesso, io non vorrei che si perdesse troppo tempo. Numero uno, qui, perfetto, già c'è un prodotto che mi piace, mi sembra molto adatto a lei, è un lip gloss, ma tutto glitterato, ok, tutto glitter così, quindi mi sembra veramente adatto a lei. Lei me ne vide uno trasparente così, trovato pure questo in calendario dell'avvento passato, mi disse: zia, ma che bello, veramente bello, ma dove le trovi queste cose? Perché sono più bimba di lei certe volte spesso. Numero 2 ha questa forma strana allungata qui, quindi già quello balla, è sicuro. Numero 2, credo sia un mascara. Sì, anche questo avrà. Se è mascara, anche questo va a lei. No, questo è un eyeliner in crema. Io devo essere sincera, in questo momento sono senza eyeliner.
ci ha perso la doppia punta. No. Sì. Ragazzi, mi sto confondendo un attimo. What? Ah, forse si preleva. Non voglio spoiler. Lo vediamo a fine video. Creamy eyeliner. Credo sia di quelli, perché questo qui si svita. Ah, ok. C'è la crema qui dentro. Ok, adesso che è illuminata si vede. C'ha il pennellino. È carinissima sta cosa. Però appunto, ha il pennellino che io ho detto, vabbè. Però è pulito, vedete, non lascia. Quindi si preleva da dietro la crema. E poi si fa la linea eyeliner. Questo per esempio è un po' troppo, a parte che lei ancora non mette l'eyeliner perché è piccina, per questo mette al massimo un po' di matita marrone, lei usa il mascara marrone. Però mi sembra troppo complicato questo per lei, quindi questo lo tengo per me. Andiamo alla numero 3. Non ce l'hanno tolta la numero 3 perché qua, al centro, numero 3, è bella grande. Poteva? Loro mettono sempre dei pennelli. Vediamo se è questo il. Ok, sì, infatti, che carino! Ah, il manico viola. Ma che bellino! E questo potrebbe essere per lei. Per mettere casomai un po' di ombretto. Ok. Altro regalino per lei, perfetto. Poi lei come me adora il viola, quindi qui reparto Greta. Andiamo al 4, qui in basso. Illuminante, anche questo. Illuminante, giusto? No, è un eyeshadow. È un eyeshadow topper, quindi tipo base illuminante eyeshadow. Questo potrebbe essere un'idea per lei, perché comunque è un colorino carino, illuminante, che secondo me le può piacere. Sì. Mi sa che le concludo il calendario dell'avvento così. Mi sa che ho fatto benissimo a prenderlo. Perché ho concluso il suo calendario numero 5, perché già qualcosina c'è, quindi non mi servivano tutte e 24. Anche questo è un bianco leggermente perlato. Telefonino spettacolare che non mette a fuoco. Ok, è un bianco perlato, leggermente perlato. Anche questo va a Greta. Abbiamo detto siamo arrivati al 5. Ok, quindi adesso 6. Ok, qua. Non esce. Ok, è uscito. Cos'è? Non lo so. Ah, un blush in stick, ma. Ah, è un blush idratante, reidrating, pH reidrating blush stick, ma. Ah, è quello reagente. È uno di quei blush che però si attiva con il pH della pelle, quindi in base al tuo pH, perché dicevo è trasparente. Ma com'è possibile? Quindi questo qui agisce, non lo swatcho perché appunto lo darò sicuramente a lei. Lei adora queste cose, si flippa tantissimo perché le piace questa cosa che appunto
lo mette in una maniera e poi è in tutt'altro. 7 qui. Un'altra bustina. Pettine. È un micro pettine. Per le ciglia o sopracciglia? Non lo so, ripeto, poi vado dietro, li metto da parte, anche se quello lì poi l'abbiamo capito che era l'eyeliner. 8, perché dietro c'è tutta la spiegazione, non voglio spoilerare. 8, e questa qui, 8. Che bello è, le unghie riesce a fare tutte cose. Prendo il mio fidato. Allora, è una... ha un eyeliner in penna, così, quindi per la puntina del naso, per l'angolo dell'occhio. Sapete che questo qua a me serviva? Ne stavo cercando uno, così in penna. Grey. 9. Nove qui in basso. Un tubetto di Nail Repair Balm, una crema per le unghie riparatoria proprio per le unghie nail, questo a lei perché appunto a me non serve. 10, e qui in alto quadratina. Credo sia... Ah, ok. Questo è un lip scrub per fare lo scrub alle labbra con magari tipo degli oli, delle creme. Metti un olio, una crema. Stai buono. Una crema e poi la massaggi sulle labbra, ma anche per struccare, io l'ho visto usato. Cioè tu metti un po' di burro e poi vai con questo che è di silicone, molto morbido, molto delicato. Mi ha fatto poi i botti dei miei gatti dietro che distruggono casa, ma che bellezza! 11, 11 qui in basso. Bella, bella. Lipstick. Una matita lipstick. Questa è indubbiamente mia. Grazie Essence, mi spiace Greta, non fa per te, ma fa molto per la zia. Questo bellissimo color nude, stupendo. Tra le cose mie, stupendo. Allora, 12. 12. 12. Serio, qua è 12, qui accanto a qui, a quella. Poi devo dire che è sempre fatto bene, non ci sono mai, tipo, non mi è mai successo, ora succede ora, tipo che non trovo il prodotto ed è caduto, che questo si apra male. Sono sempre fatti molto bene quelli di Essence. Matita, perfetta combo, direi, come il...
Il rossetto, sì, anche questo è un bel nude, tipo è un nude soft lip liner. Non c'è però tipo un numero, un nome. Dana, molto felice. Bella, bella comunque. Sta benissimo insieme con questo. 13. Numero 13. Numero 13. Numero 13 qui. Numero 13. Bello, molto bello. Non mi sembra, diciamo, indicato a lei. Vedrò. Ripeto, a me non serve. Il rosso non mi sembra indicato per lei. Poi non penso le piaccia. Comunque, a prescindere. La mia nipote è atipica. 14. Io sono la zia con la strana. Ma ovvio. Allora, perché a parte me di zie non ne ha altre, quindi le rispondo sempre che sono quella strana, ma così mi deve tenere. Solito, c'è dovunque, raga. Ecco. Cioè, queste cose proprio, c'è ogni anno, ogni anno, ogni anno. Ma lo avete piegato perché non c'entrava o è piegato? Penso sia piegato proprio. Non l'avete piegato perché non ci stava. Giusto. Questo è proprio un... Boh. Ma poi tutto sto coso, 14, più grande, qui. Questa cosa è inutile. Quando succedono queste cose, Essence un po' mi delude, perché ci saranno sicuramente la limetta, ci saranno sicuramente gli adesivi per le unghie. Sinora è stato grande. Allora, altra matita di altro bellissimo colore. Io le matite che ho trovato l'anno scorso le ho usate tutto l'anno in tutti i calendari perché sono state delle belle matite. Anche questa lip pencil di un bel marrone cioccolato, ma sembra tipo metallizzato. Te lo metti sulle labbra? Tanto lei non lo do. Perché è troppo scuro. Sì, è un po' cangiante, non si vedrà mai. È un po' cangiante. Ha delle pagliuzze tipo bronzate. Molto bello, però io devo dire, la vedrei più per gli occhi questa che per le labbra. Cioè, a mio avviso sì. E allora abbiamo detto 15, 16 è qui accanto. Un altro bel tubetto, vediamo cos'è questa volta. È un trattamento per le mani con vitamina E e burro, non mi viene, shea butter e vitamina E per le mani. È chiusa, è sigillata, ma si sente molto bello. Molto bello, questo io ne ho tante per le mani, lo sapete, io ho la fissa per i prodotti mani, ma io in questo momento ne ho veramente, veramente tanti, tanti. Numero 17, 17, non deludermi, non deludervi 17, sei il mio numero prefe. Lip tint, una tinta labbra. Un bellissimo colore, molto bello. Tinta, ma che tinta? Questo è un gloss. Non è una tinta. Ah, c'è un gloss. Cioè, questo.
bello, per carità. Ma forse di quelle tinte tipo naturali. Lip tint, raghi. Diciassette. Non ci siamo, 17. Ehi là. Ehi. Ehi. Pochette. Perché vedo una cerniera. Vediamo. Ma che bellina. Sparkling heart. Un cuore brillante. Questa io ne ho miliardi, veramente, io la reimbusto e la metto nel suo calendario, che ne ho veramente, veramente tante. 19, 19 qui. Una scatoletta. Concealer Sponge Duo. Ah, saranno le spugnette. Ah, le hanno messe dentro la scatolina. Sì, esattamente. Sono due mini spugnette di quelle per il correttore per imperfezioni e occhiaie. Le hanno messe dentro una scatoletta. Se non sbaglio, qualche anno fa fecero la stessa cosa, ma erano così buttate lì. Se non ricordo male, e invece quest'anno c'è questa graziosissima scatolina. Ok, carina. 20, stiamo per finire. 20, 20, 20. È arrivato. L'illuminante è arrivato pure qualcuno al citofono, scusatemi. Allora, stavamo dicendo, highlighter illuminante, un illuminante baked, di quelli cotti, molto bello, molto, molto bellino, non è il colore che io preferisco, ma molto bello. Questo era il numero 20. Sì, 20. Andiamo al 21. 21 è qui, picciolina, picciolina, picciolina. È uno smalto, mannaggia, io. È uno smalto un po' glitter, tipo cangiante. Secondo me questo qui le può piacere. Magari facendo tutte le unghie di un colore un po' più tenue e poi soltanto una di quello. Sì. 22, 22. Stiamo proprio per finire. Altro tubettino. Cosa sei, tubettino? Se esci lo scopriamo. Tubettino. Oh, e quindi? Ah, è un primer per il viso idratante. Potrebbe essere anche questo per lei, io ce l'ho. Potrebbe essere un inizio per cominciare. Ah, però comunque, posso dire, quest'anno mi piace molto. Quest'anno mi piace molto. Non abbiamo trovato gli adesivi per le sono qua, no. Questo non manca mai, è tipo l'Hydra Bomb praticamente. Sì, infatti è un Shiny Lip Plumper, è un di quei plumper per le labbra, di quei lip per le labbra.
24, ultima casella, sì, ultima casella, 24. Metallic Eyeshadow Palette. Metallic Eyeshadow Palette, una paletta. Paletta, una palette di ombrettini. Vuol dire metallici, vuol dire molto belli. Ci sono due matte alla fine e gli altri carina, molto carina. Mi piace questa, non adatta a lei con i colori, ma mi piace. Dimentico qualcosa? Dimentico qualcosa? Qualcosa è stato saltato? No, 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 no. Allora, reso conto, non c'è stata la solita limetta, non ci sono stati i soliti stickers per le unghie, forse finalmente hanno capito. Prodotti per le labbra, questi vi piacciono moltissimo e si possono utilizzare tutti e tre insieme, cioè si abbinano tutti e tre, quindi approvato, molto approvato. Questa andrà a cambiare la mia palette che porto con me dietro quando dopo la palestra usciamo, perché quella che ho è veramente vecchiotta e quindi la cambio con questa, assolutamente sì. Pochettina mai trovata, carina, da portare in borsa, mi piace parecchio. Questo da scoprire. Un eyeliner in crema, sperando che non mi si appiccichi, perché io ho la palpebra caduta e quindi deve essere sempre ben asciutto, waterproof se possibile. Questo lo cercavo da un bel po', quindi per i punti da illuminare. Vabbè, la spazzolina, quella lì, quella classica, la solita. Qua cos'è che c'era? Ah, sta spazzolina qui, vediamo che mi dice cos'è. Ma che numero era ora? Che giorno eri tu? Ah, perfetto, l'ho trovata subito. È un pettine per le ciglia, quindi se avete messo il mascara, avete qualche grumetto che non riuscite a togliere, bravo. Questo alla fine, questa tinta, alla fine, sì, è una tinta, è molto delicata, ma non si toglie più, quindi volendo potrebbe essere un'idea anche per lei, vediamo, mi sembra troppo impegnativo, è più comodo una cosa del genere. I smalti, questi due, sicuramente li darò a lei. Questo è rosso, non mi sembra il caso per lei, io di rossi ne ho, a volte sistemo magari le unghiette dei piedi, ma io ce l'ho già, vediamo. Le due spugnettine per il correttore, io non le uso, devo essere sincera, non sono una fan di queste di qua, io sinceramente uso la stessa con cui metto il fondotinta, faccio prima uno con l'altro, un po' di fondotinta si mischia col correttore e viceversa, non penso succeda nulla, anche se la devo cambiare quella, però mi serve proprio quella grande. Questi sono di quelli lucidini, buscemotti, niente di che. Crema mani, ok. Crema unghie, ok. Primer, potrebbe essere per lei, diciamo, un inizio. Pennellino, anche questo lo darò a lei, le piacerà sicuramente. Idem questo, tanto, tanto, tanto. L'ombrettino questo qua invece sì, questo qui mi sembra molto adatto a lei perché è molto delicato, molto chiaro, anche se è shimmer, comunque se lo metti delicatamente, se ne metti poco dà un po' di luce, quindi sono soddisfatta volendo, a parte quelle due cosine, ma
tipo questo che c'è sempre, le spugnettine che... Poi per il resto devo dire che sono soddisfatta. Vi ringrazio per avermi tenuto compagnia, ripeto, non lo dovevo prendere, invece alla fine ho ceduto. Grazie per avermi tenuto compagnia e spero soprattutto di avervi tenuto compagnia. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace, commentate, scrivetemi se volete vedere il calendario dell'avvento che sto preparando per lei. Sto facendo proprio tutta la scatola, i pacchettini, quindi se volete lo facciamo insieme in un video quando lo dovrò chiudere. Quindi preparo tutte le cosine e poi prepariamo tutte le bustine e tutto il resto. Va bene? Un bacio, a presto, ciao!